Wow! Ciao a tutti! Mi sembra veramente stranissimo ok, ce la posso fare. Ciao a tutti ragazzi, sono felicissima di registrare questo video e sono felicissima di essere tornata sul canale. In realtà, come vi ho sempre detto, bisogna tornare quando si ha la voglia ed è il momento giusto. E credo che ad oggi sia il momento giusto. Oltretutto sono contentissima perché spero di riuscire a caricare questo video in breve tempo perché ho messo finalmente dopo anni la fibra a casa e quindi devo mettere alla prova internet, Tiscali, e quindi vediamo quanto ci metterà a caricare il video. Cosa parleremo oggi? Allora, come vedete qui dal titolo, in realtà vi volevo parlare di un prodotto ricevuto da Octoly della marca Origins, ma soprattutto dopo volevo parlarvi di tutte le cose che mi stanno succedendo in questo periodo e risponderò appunto alle domande che mi avete fatto su Instagram. Vi avevo chiesto qualche giorno fa di farmi delle domande e avrei registrato il video. Inizio però a parlarvi di questo prodotto che mi è stato mandato appunto da Octoly, con cui collaboro da un po', e ci sono vari prodotti di solito con cui si possono collaborare. Non mi piace collaborare con tutti, scelgo delle marche io, mi piace scegliere cose che poi so di utilizzare, ovviamente. E sapete, chi mi segue su Instagram lo sa, sono in fissa con la skincare in questo periodo, quindi ho acquistato i prodotti di un sacco di marche e le sto testando pian piano. E quindi quando ho visto questo ho detto per forza. L'avevo già visto da Sephora e mi aveva già incuriosito. Quindi ho deciso di provare a vedere insomma come funzionava e quindi è in collaborazione con loro ed è un'acqua micellare, quindi uno struccante. È bello grande, nel senso che quanti milligrammi sono? 200 ml, milligrammi. Sono 200 ml, quindi sono abbastanza. Vi lascio poi sotto qui il link per andare ad acquistarlo se vi va e adesso lo testiamo insieme. Quindi testerò questo video, poi, visto che dopo sarò struccata, mi rivedrete come adesso, per cui, insomma, non so come spiegarvelo. Nel senso che ci vediamo dopo e sarò truccata come adesso, perché adesso io registro le domande, ma in realtà mi strucco anche. Non so, è un po' complicato. Comunque adesso lo testo. Il prodotto di questa marca, secondo me, è ottima. Vado delicatamente a rimuovere il prodotto, piuttosto ne applico un po' di più, ma non voglio irritare il viso. E guardate, cioè strucca tantissimo. E tra l'altro, io praticamente sto solo sfiorando la mia pelle, ma sta già praticamente struccando tutto. Quindi vado. Infatti, me ne è finito un goccio nell'occhio e praticamente mi si è subito sciolto il mascara. Esatto. Cioè, praticamente strucca che è una meraviglia. Io lo uso anche lì sopra, tanto non mi entra dentro. Perfetto, praticamente guardate quanto prodotto e io sono struccata. Yes. Tra l'altro vi rilascia la pelle molto, vabbè, ovviamente dopo potete fare un sacco di maschere, potete applicare quello che volete, però già di suo vi rilascia la pelle molto morbida. Io lo sto provando da circa una o due settimane in alternanza, devo dire, ad altri prodotti e mi sto trovando benissimo. Quindi, però avevo detto lo provo e poi vi faccio sapere. Anche questo, chi mi segue su Instagram lo sa già. Quindi torniamo alla visuale normale. Eccoci. E niente, quindi questo è l'utilizzo di questo prodotto. Vi lascio poi qui sotto i prezzi e il link, appunto. E niente, se lo provate, se l'avete già provato, fatemi sapere. Lo potete tranquillamente trovare anche da Sephora, quindi in realtà è facilmente reperibile, altrimenti direttamente dal sito. E nulla.
Adesso ci vediamo dopo perché io vado a fare la doccia, vado a ritruccarmi perché poi devo andare dal parrucchiere. Anche questo chi mi segue su Instagram lo sa. E noi ci vediamo dopo, quindi rispondo alle vostre domande. In realtà noi ci vediamo subito, ma in realtà io vado, ci vediamo dopo. Allora, eccomi. Voi in realtà mi avete visto prima, quindi in realtà non devo salutarvi perché ci siamo già visti prima, ma il pezzo dopo che ho registrato, non so perché, ma boh, ha deciso la schedina di non prendermelo nel caricamento e quindi mi dava che c'era un errore nel file e quindi niente, devo rifare tutto il pezzo dopo. Però insomma, ce la possiamo fare. Come primo inizio video, cioè di riniziare, direi che non è il massimo, però ce la possiamo fare. Vado a riprendere le domande che mi avete fatto, meno male che avevo fatto uno screen perché sennò non ce la cavamo più. E iniziamo dalla prima. Quindi, Esther mi chiede: come stai? Allora, no, sto bene. Avremo poi modo, magari nei prossimi video, vi racconto un po' in generale quello che è il momento attuale, quello che sto vivendo, le cose che sono cambiate da quando ci siamo lasciati, ossia parecchi mesi fa, però comunque sto bene, assolutamente. Poi Alba Chiara mi chiede: che diploma hai? Ho il diploma di operatore sociosanitario, è un diploma che non vi consiglio di prendere. Tornassi indietro, cioè, è comunque un percorso scolastico bellissimo a livello proprio di materie, interessante, eccetera, però poi non ti lascia effettivamente in mano niente. Nel senso che in teoria saresti OSS, in pratica non lo sei perché serve poi un corso a parte per l'abilitazione, cioè per proprio diventare OSS. Quando in realtà tu hai il diploma di operatore sociosanitario, quindi OSS, in realtà non lo puoi fare. Quindi, vabbè, solo per spiegarvi. Poi, sempre lei mi chiede perché non vai dall'estetista? Domande stranissime. In realtà vado dall'estetista sia a fare le mani, sia a fare... Ho iniziato il laser sulle gambe. In realtà anni fa feci sia la luce pulsata all'interno coscia che inguine e i risultati mi... Quindi ho deciso di provare col laser e vediamo insomma come andrà questo trattamento, ecco. Poi mi chiedono perché non vai dalla parrucchiera a farti il biondo ogni volta? Non l'ho capita questa domanda. Non l'ho capita, scusatemi. Poi, che orari di lavoro fai? Faccio orario elastico, quindi possiamo entrare dalle 8:30 alle 9:30, quindi a seconda di quando entriamo, automaticamente possiamo uscire alla sera. Ed è comodo perché io arrivo sempre presto, però può succedere questo inconveniente e quindi in realtà è difficile arrivare in ritardo. Ma c'è chi lo fa. Come hai trovato il tuo lavoro? Bella domanda, ho trovato lavoro tramite sempre un'agenzia. Anche se poi ovviamente l'assunzione in sé viene fatta co poi con l'azienda, come anche con Zara. Mi sembra di averla fatta... Non, scherzavo, non mi ricordo, quindi non vorrei dire cose inesatte. Sta di fatto che poi l'assunzione viene fatta direttamente da Zara, in questo caso direttamente da Reed Exhibitions, che è l'azienda per cui lavoro. Perché sinceramente hai smesso di fare video per YouTube? Per te cos'è YouTube? Allora... Non c'è un vero motivo per cui ho smesso di fare video. Non mi interessa più questo mondo, nel senso che ad oggi non so che tipologia di video ci sia sulla piattaforma, non seguo assolutamente nessuno. Ho deciso io di ripartire a fare video perché manca a me, quindi io farei la tipologia di video che piace a me. Non so al momento cosa vada, devo essere sincero. Che tipologia di video fanno gli altri? Non ne ho idea. Io ad esempio volevo farvi vedere cosa avevo acquistato con i saldi, come facevo una volta, volevo parlarvi dell'aggiornamento della mia malattia, come facevo una volta, magari parlarvi del lavoro. Insomma, cose classiche che ho sempre fatto e di certo non mi metto a fare la challenge di vai dall'estetista che costa di più nella tua città. Ecco, giusto per farvi capire cosa non farò mai. Però vabbè. Poi, che progetti hai? Allora, al momento, insomma, si vedrà, ci sono sì vari progetti che nel corso dei mesi spero vengano insomma realizzati, tutto si vedrà e ovviamente vi renderò partecipe di tutto quello che mi succederà. Che YouTuber non sopporti o trovi ridicola, facci i nomi. Allora,
In generale non è che non sopporto nessuno, quindi non guardando anche più YouTube sono un po' rimasta indietro. Ho rivalutato invece sia molte persone, ad esempio Nicole, non la seguo, però su Instagram ogni tanto mi capita di guardare quello che fa e mi piace come persona, mi piace il nuovo ragazzo che ha e mi piace la sua vita. Mi piace anche la vita che fa adesso Norina, molto più tranquilla, non è tutto smarchettato come prima, quindi più una cosa più semplice che è la sua vita. E una youtuber che invece non mi piace seguire né su Instagram né su YouTube, non mi piace proprio lei come persona, è Chiara Facchetti, quindi adesso mi odierete tutti, cancellerete l'iscrizione dal mio canale, però non mi piace, ecco. Proprio come persona, per avere l'età che ha, cioè mi sembra di guardare il canale e delle stories di una ragazzina di 15 anni, però insomma ognuno nella sua vita fa quello che vuole. Fai shopping solo durante i saldi o anche durante la stagione invernale barra autunnale? Allora ragazzi, no, io faccio shopping, saldi, non saldi, Black Friday, non Black Friday, anticipazione dei saldi, tutto, cioè tutto l'anno per me è come se fossero saldi, per cui mi faccio tentare un po' troppo. E se è andata ad Arese per i saldi, no, e non ci andrò, perché ho comprato tutto online e infatti fatemi sapere qui sotto nell'info box se vi piacerebbe vedere il video con i saldi, anche questa credo di averla presa con i saldi. Poi, quando andrai in ferie e cosa farai? Allora, parto per le vacanze il 27, che è sabato, faccio 2 settimane, facciamo una settimana con una mia amica, ciao Vane, che ha partorito da poco e quindi siamo un po' tutti in compagnia, ci sono anche i miei genitori e andiamo a Cesenatico, tappa che non manca ogni anno, manca mai. E poi io e Luca Artuscio andiamo giù in Puglia a Vieste, non ci siamo mai stati, andiamo in un villaggio e facciamo una settimana in questo villaggio immerso nella natura, nel relax più totale, che è quello di cui ho bisogno. Sento tante persone, Ibiza, tornerebbero ogni anno Ibiza, Formentera, no, io ho bisogno di pace, di serenità, di tranquillità, di sentire il rumore che non so se sentite anche sotto adesso, ma tipo i grilli, perché io comunque abito in mezzo ai campi. Io amo sentire questo rumore al mare perché significa che sono proprio rilassata e ascolto. Non lo so, ultimamente mi sono un po' dedicata a tutto quello che è la natura, cosa che prima non facevo, e quindi non lo so, sono un po' più riflessiva, si può dire. Poi, Luca vive con te? Direi di sì, vive con me da ormai 2 anni e passa, più di 2 anni, e quindi niente. Direi che queste erano più o meno le domande che mi avete fatto, ma più quotate, perché poi si sono ripetute un po' meno tutte. Mi avete anche chiesto se questo ritorno sarà un ritorno solo per un video o in modo definitivo. Questo non ve lo so dire, sicuramente non sarà un video, nel senso che ho intenzione di farne altri. Però, ecco, chiedetemi cose qui sotto che non siano tipo morning routine, cose finte, nel senso cose più alla mano che posso fare, ecco. Se mi chiedete di farvi vedere i prodotti che utilizzo di più o la mia morning routine, ve la posso spiegare, non lo so, non mi piacciono fare quei video finti, quindi in realtà se me lo chiedete è già un no, purtroppo, anche perché necessitano comunque di più tempo e apprezzo tantissimo chi lo fa, ma non ho il tempo materiale per farlo. Quindi niente, se non mi seguite su Instagram seguitemi, Ilenia Donà o Ilemania, e anche qui su YouTube se non siete iscritti al canale cliccate iscriviti. Vi lascio tutte comunque le info anche del prodotto che ho provato nello spezzettone prima di Origins qui sotto, al prezzo di 31 euro, che forse prima non l'avevo detto, ma in ogni caso ve l'avrei scritto qui sotto nell'info box. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo tra pochissimo, giuro. Ora vado a vedere se carica questo video e andiamo a provare la nuova linea di Tiscali, così mettiamo alla prova. Vi faccio vedere intanto le unghie, le ho fatte bianche e le sto facendo praticamente ogni settimana. Queste sono le mie tette. Io vi mando un bacio, ciao!